Cosa deve fare un datore di lavoro che vuole assumere lavoratori che hanno contatti diretti e continui con i minori? Ne parleremo oggi con Antonio Saccone, responsabile dell'ufficio legale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti e Pescara. Antonio, cosa c'è da dire in merito? Sì, voglio dire subito che questa normativa che è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico nel 2014, espressamente il decreto legislativo 39 del 4 marzo 2014, è entrato in vigore il 6 aprile 2014, è di attuazione di una direttiva della Comunità Europea che espressamente è relativa alla lotta contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Che cosa ha introdotto questa normativa sostanzialmente? Questa normativa ha previsto che i datori di lavoro che intendono impiegare al lavoro personale che debba avere per effetto del suo rapporto di lavoro contatti continui e esclusivi con minori, diretti, regolari, esclusivi e continui con i minori, devono chiedere preventivamente un certificato del casellario giudiziale da cui risulta l'assenza di reati contro appunto i minori, reati particolarmente gravi contro i minori. La finalità è evidente, è chiaro che chi deve avere a che fare con soggetti minori non deve essere stato mai condannato per reati particolarmente gravi o odiosi legati alla sfera appunto dei minori. I reati sono la prostituzione minorile, la pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione, adescamento di minori, sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori. Quindi il datore di lavoro che intende impiegare, per effetto dell'introduzione di questa normativa europea, di questa normativa di derivazione europea, che intende impiegare lavoratori a contatto diretto e continuo con i minori, deve richiedere preventivamente all'assunzione un certificato del casellario giudiziale da cui risulti che il lavoratore sia, per il lavoratore sia, non sia stato mai condannato per reato, per uno dei reati che ho appena elencato. È una previsione, come dire, molto importante, una previsione molto importante che è entrata in vigore il 6 luglio 2014, ma che ad oggi è stata, come dire, passata un po' sotto silenzio, nel senso che sostanzialmente noi abbiamo verificato nell'esercizio della nostra attività quotidiana che ci sono stati diversi casi di impiego di lavoratori minori per i quali Non era stata non è richiesta stata questa richiesta certificazione. preventivamente questa certificazione del casellario giudiziale. E questo comporta delle conseguenze, come dire, non da poco. Certo, e quali sono i rischi appunto che corre l'imprenditore, il datore di lavoro che non fa questa richiesta? Ecco, il datore di lavoro è espressamente previsto dal decreto legislativo, incorre in una sanzione che va da 10.000 a 15.000 euro, una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni lavoratore per il quale non ha richiesto il certificato del casellario giudiziale. Quindi evidentemente si comprende abbastanza agevolmente come l'assenza di questo adempimento da parte del datore di lavoro comporti poi nelle sanzioni il rischio di incorrere in sanzioni molto 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 onerosa. elevate. E ci vuoi fare qualche esempio appunto di Allora, applicazione di sì, questa normativa? intanto io direi questo, cominciamo col dire che la disposizione è entrata in vigore il 6 aprile 2014 e da quel momento in avanti sono state emanate una serie di indicazioni amministrative e da parte del Ministero del Lavoro, da parte del Ministero della Giustizia, anche il CONI ha emanato qualche disposizione, qualche indicazione al riguardo. Ecco, dalla sommatoria di tutte queste indicazioni amministrative noi traiamo un quadro abbastanza ormai chiaro. La prima cosa da dire è che la norma è entrata in vigore il 6 aprile ed espressamente è stato previsto che questo obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale esiste dalla data del 6 aprile 2014 in avanti, non si applica quindi ai rapporti di lavoro istituiti precedentemente. Poi la legge espressamente usa la dizione impiego al lavoro, quindi chiunque intende impiegare al lavoro personale che abbia contatti diretti
Ecco, qui è stato precisato chiaramente che non deve trattarsi necessariamente di personale con rapporto di lavoro subordinato, ma anche un datore di lavoro che dovesse impiegare al lavoro a contatto diretto, continuo, regolare, esclusivo con i minori un lavoratore non subordinato, quindi un autonomo, evidentemente anche in questi casi il datore di lavoro deve chiedere il certificato penale, cioè che non va legato necessariamente alla natura subordinata del rapporto, perché la finalità della norma è quella di assicurarsi che chi ha contatto con i minori, subordinato o autonomo, non abbia avuto precedenti di reati Quindi non così gravi. solo lavoratori subordinati, ma anche, come dici, lavoratori autonomi, Per per esempio, delle esempio. collaborazioni, Ok. un lavoratore, un collaboratore, insomma, una collaborazione coordinata e continuativa, una nuova collaborazione, insomma. All'epoca anche contratti a progetto, però oggi non ci Non sono si più, fanno più. Certo. associazioni in partecipazione non ci sono più, Anche insomma, essi ecco. morti Una ormai. partita IVA, voglio dire, teoricamente anche una partita IVA deve essere un contratto d'opera, deve essere Ok. Quindi anche una consulenza una esterna richiede consulenza questa esterna. cosa qui. Consulenza esterna no, perché stiamo parlando, diciamo, sostanzialmente di impiego al lavoro e di rapporto di lavoro, quindi deve esserci, come dire, un datore di lavoro e un lavoratore Ok. autonomo o subordinato, ma un consulente esterno no, non ritengo che possa. Ok. Bene. Invece per quanto riguarda il volontariato? Ecco, per il volontariato non c'è l'obbligo di richiedere il certificato penale, perché il volontariato, appunto, secondo questo paradigma che abbiamo appena detto, il volontariato non comporta l'esistenza di un rapporto di lavoro. Con il volontariato non sorge un rapporto di lavoro, a meno che non si tratti di un prestatore che, appunto, rende la sua attività lavorativa nell'ambito di una struttura di volontariato organizzata, che assume quindi la veste di datore di lavoro. In quel caso abbiamo la dualità, datore di lavoro da una parte, lavoratore dall'altra parte, allora va richiesto il certificato del casellario giudiziario. Bene. C'è un'ipotesi di esclusione espressa nella circolare del Ministero, che è quella dell'impiego nell'ambito del lavoro domestico. Cioè, dice il Ministero nella circolare 9 del 2014, espressamente, dice che con riferimento all'impiego di lavoratori che hanno contatti diretti nell'ambito del lavoro domestico, quindi babysitter, Sì. sostanzialmente persone addette alla tutela dei bambini, dei minori, non c'è l'obbligo di richiedere questo certificato. La ratio di questa disposizione è che sostanzialmente si ritiene che il minore venga ben tutelato, possa essere ben tutelato all'interno della sua famiglia, a differenza dell'impiego invece Al lavoro. all'esterno dall'altra parte, insomma. Quindi all'interno del lavoro, nell'ambito del lavoro domestico non c'è l'obbligo di richiedere. Quindi Ok. se dovete assumere una babysitter oppure Non è necessario una fare questa persona che richiesta. venga a fare le pulizie a casa quando Ci ci sono sono i in casa i bambini. bambini in casa, non è necessario richiedere il certificato del Bene. casellario giudiziario. Bene. Invece, un'altra domanda che sorge spontanea, per gli istruttori sportivi c'è qualche specifica Ecco, sì. regola? Ecco, ci arrivo agli istruttori sportivi, sì, c'è una cosa specifica. Intanto volevo dare qualche altra informazione. L'obbligo esiste anche per le agenzie di somministrazione, cioè se le agenzie di somministrazione, che come dire, dal contratto di fornitura già possono evincere che l'impiego del lavoratore che devono fornire, appunto, ha contatti diretti e regolari con minori, devono chiedere il Anche certificato loro. anche loro. Ok. Per arrivare alla tua domanda, il CONI con questa nota del 4 aprile 2014 ha espressamente incardinato nell'ambito dell'ottica che ha dato il Ministero del Lavoro, dicendo che deve trattarsi di rapporto di lavoro svolto in favore di un datore di lavoro. Si è escluso che istruttori sportivi, quali l'allenatore di calcio, l'istruttore di Sì. tennis, l'istruttore di nuoto, abbia un rapporto di lavoro sul presupposto che siamo in presenza di rapporti sostanzialmente spesso di volontariato o comunque nell'ambito di quei rapporti che per effetto della legge Pescante, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico sulle imposte e del reddito, non superano una certa somma che oggi è di 7.500 euro, al di sotto della quale non ci sono obbligazioni relativamente all'aspetto contributivo e Ok. fiscale. E quindi su questo presupposto il CONI ha ritenuto che il certificato penale del casellario giudiziario per questi soggetti Quindi non debba essere quando non si richiesto, supera questa soglia. perché non siamo in presenza di un rapporto di lavoro. Ora, io su questa nota del CONI esprimo qualche perplessità, nel senso che
Evidentemente potrebbe anche verificarsi che a prescindere da quelle che sono le situazioni formali che vengono regolamentate con i contratti cosiddetti sportivi, ci può essere una situazione sostanziale in cui poi dopo una verifica ispettiva, per esempio, accerti l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. E allora in quel caso poi l'obbligo scatterebbe. Scatto. Per prudenza io comunque rispetto a queste situazioni, a meno che non sono proprio sicuro come associazione sportiva di un rapporto assolutamente non di lavoro, lo chiederei insomma il Certo, certificato del per stare capitale più per tranquilli. stare più tranquilli. Va bene. Poi c'è un altro ambito sul quale è intervenuta una specifica istanza di interpello da parte di Federalberghi, è quello dell'impiego di personale da parte che abbiano contatti con i minori in determinate attività. Specificatamente la Federazione degli Albergatori ha chiesto se un datore di lavoro debba chiedere il certificato penale, il casellario giudiziale, in caso di assunzione di personale che svolga attività di portineria, ricevimento, amministrazione, cucina, bar e sala di pulizia e piani, attività queste per le quali può aversi anche un contatto con Con i i minori. minori. Poi, nella stessa istanza di interpello, la Federazione degli Albergatori ha anche posto altre due domande, ha detto sostanzialmente, con riferimento al personale che viene adibito a reparti aziendali nei quali prestano attività tirocinanti e o lavoratori minorenni, bisogna chiedere il certificato penale per il personale che ha contatti con i lavoratori tirocinanti minorenni? Ed ancora, se per caso inizia l'attività una persona inizia attività per un rapporto di lavoro con il quale non ha contatti con i minori, ma successivamente poi dopo entra in contatto con i minori, va richiesto o meno il certificato, e quindi tre sono state sostanzialmente le Le domande. richieste. Allora, rispetto alla prima, sempre nell'ottica generale, il Ministero ha risposto che trattasi di una platea di destinatari, come dire, indifferenziata, cioè in portineria, in cucina, ai piani vanno sia i minori che non minori, quindi non c'è necessità, quindi nell'ottica di quello che si diceva prima, non c'è necessità di richiedere per il personale impegnato, la signora che fa le pulizie ai piani vede il bambino ma vede anche Un tutore, diciamo, un un genitore. grande, chi somministra i pasti, chi dà in cucina, dà ai bambini ma dà anche ai grandi, quindi ovviamente in questi casi non c'è questa necessità. Allo stesso modo si ritiene che non debba essere richiesto il certificato per il personale che è impiegato assieme a tirocinanti o a lavoratori minorenni, perché evidentemente non hanno questo contatto diretto con i minori, perché siamo nell'ambito di attività. Se io faccio il tutore di un tirocinante, il tutor di un tirocinante, non sto sempre a contatto con il, non c'è questa esclusività, questa regolarità del contatto con. Quindi possiamo escludere l'alternanza scuola-lavoro dall'applicazione Possiamo escludere l'alternanza scuola-lavoro, di questa, di questo decreto sicuramente. antipedofilia. Quindi se un'azienda ha in forza un ragazzo minorenne che sta facendo l'alternanza scuola-lavoro, non ha necessità per il tutor di Di richiedere questo richiedere tipo il di attività. certificato Benissimo. penale del casellario giudiziale. L'ultima domanda era questa: nel caso io abbia assunto una persona che nel momento dell'assunzione non era adibita a lavori che potessero comportare contatti con i minori, ma successivamente lo diventi, io lo adibisco a quel esempio, assumo un animatore turistico per fare attività, come dire, settore di animazione Alberghi e di spiaggia, quant'altro, sì. dopodiché lo adibisco al baby club. Devo chiederlo o non devo chiederlo? La risposta del Ministero è no, non bisogna chiederlo. Io qui però esprimo qualche perplessità, nel senso che se è vero come è vero che inizialmente non devo chiederlo, ma quando poi successivamente va a che fare solo con i minori, io lo chiederei, Eh insomma, certo, sempre per una maggior per la tutela. maggiore cautela. Va Perfetto. Grazie bene? Antonio, grazie per Grazie a voi. questo chiarimento, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento è alla prossima puntata di Reflex. Ciao a tutti! Ciao.